ragazzi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se anche a voi piacciono i panini. Ciao ragazzi, prima che inizi il video mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e non dimenticatevi di attivare qui sopra la campanella. Comunque un saluto da me e da mia sorella Elena. Ciao! Ciao ragazzi, in questo periodo Remo sta andando sempre in palestra e sta seguendo una dieta molto difficile, quindi ama mantenere il suo fisico in forma. Immaginate che mangia sempre cose salutari, tipo verdure, frutta. Per questo gli voglio fare un bel dispetto. Infatti lo sfiderò a chi ingrassa di più per 24 ore. Secondo me non la prenderà bene, quindi adesso andiamo ad avvisarlo. Remo! Che c'è adesso? Ma tu oggi devi andare in palestra. Lo sai, 3 volte a settimana vado, perché me lo chiedi? No, però oggi non ci andrai più. Perché? Perché dobbiamo fare una sfida. Una sfida? Quale? Chi ingrassa di più vince. Scusa, ma per quanto tempo questa cosa dobbiamo farla? Per 24 ore. E poi alla fine ci dobbiamo anche pesare. Ma non posso sgarrare di meno, lo sai che devo seguire una dieta, non posso sgarrare. Beh dai, andiamo. Ah, va bene, comunque vincerò questa sfida mangiando schifezze, perché per ingrassare quale devo mangiare, e vincerò io contro di te. Ma cosa? Remo? Beh. Però adesso ci dobbiamo prima pesare. Ah, tu vuoi fare che ci pesiamo adesso, così poi ci ripesiamo e vediamo la differenza di chi è ingrassato di più. Sì. Dai, andiamo, sono curioso, non mi peso neanche da tanto tempo. Ah, sei pronta per pesarti? Sì. Vai, sali e facciamo vedere quanto pesi. 39.9 per Elena. Dai Remo, adesso tocca a te. Vai, vediamo quanto ho peso. Vediamo. 83.4. Ragazzi, inizia la nostra giornata di ingrassamento e sono le 9:16. Elena, che ne dici di incominciare ad andare al bar? Sì, dai, andiamo. Dai. Ragazzi, sia io che Elena abbiamo preso questo caffè qui. Sì. Poi arriverà anche il cappuccino e poi Elena il succo. Siamo iniziando la nostra giornata con questo cornetto qui. Così ti dà energia, è vero? Questo qui è solo l'inizio, è solo un assaggino delle tante cose che mangeremo oggi, poi vedrete. È buono? Sì. Dai, la mattina ci sta, eh? Però questi non fanno proprio tanto ingrassare, dopo dobbiamo rimediare, sì. Soprattutto a pranzo. Remo, e tu il cappuccino ti sei preso? Sì, per me la mattina è d'obbligo, il caffè e il cappuccino. Ah, ok. Ragazzi, come potete ben vedere, sono le 11:36 e sicuramente Elena sarà andata in giro per comprarsi qualcosa da mangiare appunto per pranzo. Però noi dobbiamo pensare a noi, perché devo io vincere questa sfida. Quindi adesso sto andando a un ristorante per prenotare delle cose da mangiare. Andiamo. Mentre giravo con la macchina mi è venuta un'idea, anzi mi è apparso, guardate, il negozio di sushi, che in questo momento però è chiuso. Penso apra, non so se si vede, guardate adesso zoom, alle 12. Quindi alle 12 vado qui, ordino e ci facciamo una bella abbuffata. Ragazzi, guardate, il negozio si è aperto proprio mentre me ne stavo andando. Forse ha visto che sono arrivato, quindi ha deciso di aprire. Adesso andiamo a ordinare. Solo per il pranzo, guardate, ho speso 86 euro di sushi. Guardate qui dentro quante confezioni di sushi ci sono. 1, 2, 3, poi sotto 4, 5. Mi pare che ce ne sono una decina, poi ve le farò vedere a casa. Vincerò sicuramente io contro di Elena. Ma dov'è Elena? Ma cos'è questo? Tutto cibo. Solo una pizza hai preso però, è quel coso. Sì. No, non puoi battermi, Elena. Adesso ti faccio vedere cosa ho preso io. Allora, Elena, vediamo cosa hai preso. Questa pizza è wow, questa. Vabbè, questa ci sta, dai. E qui dentro invece? Qui dentro, allora, c'è una piadina. Ah, una piadina, vabbè, dai. Poi ma quante bevi te? Forse me ne prendo una da te, Elena. Allora, Elena inizia a mangiare. Ma che pezzo grande, Elena. Ma secondo te quanto ingrasserai con tutta questa pizza qui? Tantissimo. E che ce l'ho io?
Ma poi lo sai che dovremmo dimagrire anche. Secondo pezzo per Elena, ragazzi. Elena è già pesante, ti vedo già in difficoltà però, eh. Vabbè, comunque ti farà prendere sicuramente dei chili. Bevi anche, così mandi giù più facilmente, dai. La faccio più, magari dopo continuo. Vabbè, il tuo stomaco è più piccolo, naturalmente. Ragazzi, ha mangiato a malapena due pezzi, ma continui dopo. Altrimenti non vinci questa gara, Elena. Sì, continuo dopo. Adesso vedrai, tocca a me. Allora ragazzi, adesso tocca a me e li farò vedere io, Elena. Guardate, rifatevi gli occhi. E 10. Allora ragazzi, queste qui non le utilizzo. E iniziamo con questo qui. Allora assaggiamo. Allora, il primo piatto è questo qui, guardate. Ragazzi, primo vassoio è andato, però ne mancano altre 9. Non so se ci riuscirò, ragazzi. Comunque l'importante è mettere sempre peso. Si inizia. Il terzo è andato, andiamo col quarto, ragazzi. Questa è la situazione attuale. Ho mangiato 4 vassoi, ognuno da 10 pezzi, quindi 40 pezzi. Però ne mancavano ancora tutti questi. Ho fatto bene a fermarmi, altrimenti vomitavo. Ragazzi, sono le 16:24 e siamo in un supermercato per comprare delle cose da mangiare, vero? Sì. Vediamo chi comprerà delle cose che ci faranno ingrassare di più. Elena, quindi cosa prendi tu? Forse quella Nutella lì. La Nutella, bella scelta per ingrassare, Elena. Io invece opto per questi 2 uovi di Pasqua. Questo latte qui. Elena, sei pronta per mangiare questa Nutella qui? Sì, sono prontissima. Vai, Elena. 3, 2, 1. Mamma mia. Mangia, Elena. Elena, com'è questa Nutella? Ragazzi, io uso dei metodi alternativi perché non è giusto che dobbiamo sprecare la Nutella che non ha finito Elena. Ragazzi, è rimasto quest'ovo qui. Non si spacca. E anche il latte è finito. Ragazzi, sto scoppiando. Sono le 17:25 e sono ritornata a casa per fare uno spuntino. E che spuntino? Adesso vedrete. Ragazzi, guardate che paninoni. Adesso questi ci dobbiamo mangiare. Elena, sei pronta? Mamma, che panino. Non ho mai visto un panino così grande. Neanche a McDonald's si fanno così, Elena. Sì. Hai visto cosa abbiamo preparato? Dai, dai dei morsi grandi, come un leone, fai finta che sia un leone, Elena. Come prosegue questa avventura col tuo panino? Benissimo. Mamma mia, già metà ti sei divorata. Questo panino, secondo me, è almeno mezzo chilo. Comunque stasera forse ci sarà un altro panino, io già t'avviso. Ragazzi, adesso tocca a me. Ma non ce la farai a mangiare tutto, è troppo grande questo panino. Ragazzi, lo sto divorando, Elena, non sembra più un panino, cosa sembra adesso?
Boh, non lo so. Ragazzi, l'ultima parte, non so se si nota dagli occhi, mi sto sentendo male. Non so quant'era, sarà quasi un chilo di panino. Comunque l'ultima parte. Ragazzi, sono arrivate le 21:47, guardate. E stiamo ancora mangiando. Però poi ci andiamo a pesare, Elena, dopo sì. Questo. Allora, Elena si è preso questo panino con l'hamburger. E per me non poteva ovviamente mancare il kebab. Guardate. Ragazzi, kebab completo. Guardate. È buonissimo. Diciamo che ci sta proprio. Questo in un minuto me lo divoro. Elena, è buonissimo. Vincerò io questa sfida. Ma cosa dici? Cosa ti sei presa comunque? Allora, un panino con dentro un hamburger. Ragazzi, l'ultimo morso. Finito. Elena, tu come sempre indietro rimani. Sì, lo sai che sono lenta a mangiare. Ma se il mio kebab era il triplo del tuo panino. Ragazzi, sono arrivate le 10:12. Elena sta ancora a mangiare. Elena, sei lentissima. Dai, però un ultimo pezzo è rimasto almeno. Però ti fa ingrassare di 100 kg quell'ultimo pezzo. Tutto in bocca. Elena, ha finito. Beh, adesso... adesso ci dobbiamo andare a pesare, dai. Elena, allora è arrivato il momento della verità. Sì. Vediamo quanti chili è arrivata Elena. 41.8. Tu sei aumentata di quasi 2 chili. Sì. Adesso vediamo io. Vediamo okay. Se ho vinto oppure ho perso. Emo, dai, adesso tocca a te. Dai, dai. Speriamo di vincere. Guardate. Vediamo, fatti più lì. 84.1. Cioè io sono aumentato solo quasi di 600 grammi. Forse il metabolismo più veloce. Ragazzi, mi dispiace dirlo, ma questa sfida l'ha vinta Elena. Ma va.